Meditazione con la luce del sole. Questa pratica possiamo farla per portare intenzionalmente un po' di luce nelle nostre giornate. Quando vediamo nero, quando c'è un po' di buio dentro di noi, nella nostra vita, ricorrere alla luce del sole può essere un modo per aprirci intenzionalmente alla sua energia luminosa, al suo calore e consentire anche un po' al nostro cuore di aprirsi, come un fiore che si lascia curare, scaldare. Possiamo fare questa pratica nella posizione che preferiamo, in piedi oppure seduti. L'importante è che rivolgiamo il nostro corpo, il nostro volto, verso il sole. Può essere il sole nascente, può essere il sole al tramonto, ma l'importante è che lo facciamo proprio con un'intenzione di essere presenti e ricettivi rispetto alla luce solare. Nei limiti in cui ci riesce può essere utile che l'esposizione al sole riguardi un po' tutto il corpo affinché possiamo proprio aprirci a questa percezione a livello globale nel corpo. Se così non fosse, possiamo comunque fare la pratica rivolgendo verso il sole almeno il viso, almeno la parte degli occhi. Può essere utile fare questa pratica all'aperto, in maniera tale che siamo proprio in contatto diretto con il sole, con i suoi raggi. Oppure possiamo anche stare dietro i vetri. L'importante è che il sole ci sia. Il sole illumini e scaldi il nostro viso e tutto il corpo. Anche se abbiamo gli abiti addosso. Ma concediamoci proprio di esporci intenzionalmente. Se siamo seduti facciamo in modo di avere il busto eretto che si autosostiene ma non rigido. E in ogni caso, sia in piedi sia seduti, lasciamo che ci sia un saldo contatto delle piante dei piedi col suolo. Se siamo in piedi possiamo tenere le braccia lungo il corpo o anche piegarle come se avessimo due palline da tennis sotto le ascelle e tenessimo le mani rivolte verso il sole un po', qualcuno dice come San Francesco. Se siamo seduti possiamo mantenere quella posizione oppure anche tenere semplicemente le braccia lungo il corpo, le mani unite in grembo o poggiate sulle gambe, sulle ginocchia, come preferiamo. Sentiamo il contatto del corpo con la superficie che ci sostiene, il suolo, se siamo seduti la seduta, gli occhi sono chiusi, le spalle morbide. la testa e il collo allineati alla colonna vertebrale. Concediamoci piano piano di assestarci nella posizione, di stare in uno stato di raccoglimento, lasciando che l'attenzione stia per un po' focalizzata sul respiro, sul respiro spontaneo. Sentiamo l'aria che entra e l'aria che esce. A livello delle narici, sfiorate da questa carezza interna. a livello dell'addome che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro, a livello del petto che si alza e si abbassa. Stabilizziamoci per un po' nell'osservazione del respiro. quando siamo pronti. Mentre sentiamo questo contatto delle piante dei piedi col suolo, mentre siamo consapevoli della stabilità che ci viene dallo stare con i piedi per terra ancorati al suolo. Consentiamo a noi stessi di diventare consapevoli della presenza, della luce del sole, che anche attraverso le palpebre chiuse penetra e viene percepita qui a livello degli occhi. Se occorre per un momento possiamo anche chinarci in avanti ed accorgerci della differenza che c'è tra lo stare con gli occhi chiusi orientati verso il suolo e con lo stare alzando la testa sempre con gli occhi chiusi orientati verso la luce del sole. E lasciamo che questa luce, questa luminosità penetri dentro di noi, a cominciare dagli occhi. Possiamo anche apprezzare il calore dei raggi del sole, luce e calore, luce e calore che cominciano a penetrare a livello degli occhi, costituendo un qualcosa che entra, luce e calore che entrano. E un po' alla volta concediamoci anche di percepire la presenza della luce e del calore a livello della fronte e di tutto il viso, di tutta la testa. Di tutta la parte della testa orientata al sole. E via via concediamoci di sentire che i raggi del sole toccano anche il nostro collo, qui la nostra gola. Volendo possiamo alzare un pochino il mento come a voler offrire spontaneamente la gola al sole. alla sua luce, al suo calore, ai suoi raggi, all'abbraccio gentile dei suoi raggi, a questo contatto gentile dei suoi raggi. Sentiamoli qui sulla pelle della gola. E consentiamoci di respirare quest'aria, quest'aria arricchita dalle qualità di luce e di calore che provengono dal sole, concedendo al nostro respiro di accompagnare l'ingresso dell'aria con una luminescenza che può via via scendere nel corpo. Giungendo qui nel petto, apriamo un pochino le spalle. Alziamo un pochino il mento. Consentiamo al nostro petto di aprirsi, di esporsi, aperto all'azione del sole e dei suoi raggi. Se occorre possiamo sbottonare un po' la giacca, la camicia, aprire un po' la zip, se ce lo possiamo permettere, oppure semplicemente sentiamo come la luce e il calore, poggiandosi anche sul corpo vestito, in qualche modo raggiungono il nostro petto. così come l'aria che inspiriamo riempie qui il nostro cuore, il nostro petto, quest'aria che in qualche modo entrando e uscendo si accompagna alla luminosità e al calore del sole. Concediamoci di percepire. La presenza del sole su altre zone qui del corpo, le spalle, le braccia, le mani. Se abbiamo i palmi rivolti verso il sole, proviamo a sentire la presenza dei raggi qui nei palmi, altrimenti sentiamoli là dove il sole si poggia sulla pelle delle mani. Consentiamo, consentiamo a questi raggi di toccarci, almeno sulla pelle. E per quanto ci riguarda, diamo anche il permesso a questa luce di entrare. In qualunque modo ciò possa essere possibile. Magari non possiamo saperlo in che modo. Magari l'aria stessa che noi ispiriamo, che è qui davanti a noi, insieme ai raggi del sole, alla luce, al calore, l'aria stessa può entrare dal naso, nella testa, nel collo, nel cuore, nelle braccia, nelle mani, portando anche lì la luce, la luminosità. E via via, sempre con questa disposizione ad accoglierlo, lasciamo che il Sole ci mandi la sua luce, il suo calore anche nello stomaco e in tutto l'addome. E continuiamo a fare questo respiro di luce che dal naso, nella testa, nella gola, nel petto, nelle braccia, nelle mani... un po' alla volta si espande anche nello stomaco, in tutto l'addome, raggiungendo via via le zone più buie, le zone fumose del nostro essere, buie a livello fisico, buie a livello emotivo. Lasciamo che con il contatto della luce, con il contatto del calore, con il contatto del respiro, via via vengano rese un po' più morbide, più luminose, le varie zone anche un po' buie, un po' contratte, un po' fumose. Inspiriamo e portiamo all'interno luce. E lasciamo che raggiunga anche tutta la zona qui del bacino, la zona pelvica. Ed espiriamo, lasciamo uscire. E lasciamo che questa luce continui a illuminare, a scaldare, a penetrare nel bacino, nelle gambe. Dalle cosce, nelle ginocchia, nei polpacci, nello, nella zona anteriore qui della gamba fino alla caviglia, fino ai piedi, e vada anche dentro alla carne, alle ossa, fino ad arrivare alla zona posteriore delle nostre gambe, quella che non è direttamente esposta al sole, come se potessimo concedere alla luce di entrare. Di entrare comunque voglia fare. C'è un permesso. C'è il nostro permesso. Lasciamolo entrare. Inspiriamo. Sentiamo luce che penetra dagli occhi, nella testa, nella gola, nelle spalle, nelle braccia, nelle mani, in tutto il busto avanti e indietro, anche nella schiena, nel bacino, nelle gambe avanti e indietro, fino a giù ai piedi e alle piante dei piedi. Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo luce in tutto il corpo e consentiamo a questo sole di esserci, di scaldarci, di diffondere la sua luce nel nostro respiro che riguarda tutto il corpo, non solo le zone esposte al sole, anche quelle in ombra. Tutto il corpo è pieno di luce. E lasciamo che la luce penetri anche... Nella nostra mente lasciamo che anche qualche pensiero buio sia offerto al sole, come se il sole potesse un po' scaldarlo, rischiararlo, potesse consentire anche alle parti fumose della nostra mente, di essere via via un pochino nutrite, ripulite rischiarate, scaldate. Possano i pensieri bui essere affidati al sole ed essere rischiarati, trasformati, illuminati. Possa la nostra mente essere un po' più lucida, luminosa. E continuiamo a ispirare luce, provando proprio a farla penetrare anche direttamente qui nel cuore, come se la luce potesse penetrare dal sole nel cuore e dal cuore espandersi in tutte le direzioni, come se noi stessi potessimo contare su una luce interna, come se noi stessi fossimo accesi. Non solo la luce dei miei occhi, quello che la mia mente può vedere, ma anche la luce del mio cuore, il calore del mio cuore, che può ardere di luce calda, anziché essere chiuso, freddo, gelato. Buio, lasciamo che questo cuore sia faldo e luminoso. Continuiamo ad aprirlo, possiamo anche massaggiarlo un pochino se questo ci aiuta, ci aiuta a far aprire questo, questo cuore delicato alla luce del sole. Continuare a sentire questo calore dentro al centro. Inspiriamo tutta questa luce nel cuore ispirandola lasciamola andare tutto intorno nel corpo fino a giungere intorno a noi, come ad alimentare una luminescenza che da dentro va verso fuori, come se noi fossimo lampade illuminate dall'interno, come quella frase famosa che dice che gli esseri umani sono come le vetrate, sono Molto belle quando sono colorate, sono preziose, ma la loro vera bellezza si rivela quando c'è una luce dentro. Proviamo a tenerla accesa questa luce, e consentiamoci di emanarla e di farla giungere anche tutto intorno a noi alle persone con cui abbiamo rapporti, possiamo provare a inviargliela silenziosamente. come se ci potesse essere anche una restituzione ad altri di questo dono che abbiamo ricevuto dal sole, a qualcun altro che in questo momento non sta godendo della stessa esperienza, possiamo inviargliela silenziosamente con un'espirazione luminosa. Inspiro, porto luce dentro di me, espiro luce verso un'altra persona affinché possa rischiarare e riscaldare anche il suo cuore, il suo essere. Possa la luce e il calore essere anche con te. E ora per un po' riposiamo semplicemente nella consapevolezza del respiro. Presenti qui nel nostro corpo, presenti alle dimensioni di luminosità che sono dentro e fuori di noi, come se noi stessi fossimo luce quasi senza confine, semplice luce, senza confine, capace di mandare questi raggi fin dove giungono, anche lontano, proprio come fa il sole, proprio come fa il sole, possano i raggi luminosi che permanano da me diffondersi tutto intorno. Sentiamo la vita dentro di noi e intorno a noi. Sentiamo l'energia vitale dentro e fuori di noi. Sentiamoci manifestazioni della vita infinita. Un momento di vita infinita, luminoso. Tra poco sentiremo il suono della campana che ci indica la fine di questo periodo di pratica. Possiamo concludere consapevolmente la nostra meditazione oppure restare ancora un po' qui a godere di questa dimensione che abbiamo alimentato intenzionalmente.